Toccando i confini invece oltre l'Italia sul Mediterraneo, la striscia di Gaza e il Mar Rosso, qual è la sua opinione in base ai recenti avvenimenti? Fa una conferenza. Mar Rosso purtroppo la situazione è complicata, noi difendiamo il traffico marittimo con un'operazione militare europea che si chiama Aspides, che è difensiva. Difensiva significa che c'è un attacco, noi rispingiamo. Già abbiamo abbattuto 3 droni che hanno attaccato il nostro cacciatorpediniere Caio Duilio e continueremo a difendere senza attaccare mai le postazioni degli Houthi in territorio yemenita, ma difendiamo i nostri mercantili. Sulla striscia di Gaza stiamo lavorando per aiutare la popolazione civile, abbiamo dato vita con la FAO e col PAM a un progetto Pane per Gaza, Food for Gaza, per cercare di coordinare nel modo migliore anche gli aiuti che dovranno arrivare attraverso il corridoio tra Cipro e la striscia di Gaza. C'è anche lì una forte partecipazione della nostra protezione civile, quindi l'Italia per quanto riguarda la popolazione civile si sta impegnando molto, così come noi chiediamo la liberazione dei prigionieri israeliani e così ci battiamo perché si possano salvare il maggior numero possibile di civili palestinesi. Grazie mille. Grazie.